Funny Moon, il programma che è basato e vive di eventi. Questa settimana dove abbiamo portato? Vi abbiamo portato nell'estate 2009. Da oggi parte l'estate, quindi Funny Moon c'è. Siamo qui allo stabilimento Moai, sede Passo Scuro, per parlare di mare. E cosa c'è intorno al mare? Ci sono le belle donne, i bell'uomini, che anche qui ci stanno, i palestrati, e lo sport, quindi kitesurf, eccolo, ok, kitesurf, windsurf, surf, moto d'acqua, insomma, ne vedrete delle belle, tutto quanto by G Team. Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear, and the southern girls with the way they talk, they knock me out. Si va al mare, ci si abbronza, ci si pitta, diciamo, di un colore derivato dalla melanina. Ma qui quest'oggi il mio caro Vito, buongiorno, anzi buonasera pure, vabbè, comunque Vito, buongiorno, nome e cognome. Ma che bello, ma spiegami questa cosa del body painting. Non è proprio un body painting, però in questo caso lo definiamo anche body painting, perché sto pitturando il corpo di una ragazza. Quello che io vado a cercare sul corpo di una donna è una testimonianza sul quale io applico questo colore blu. Una volta terminato questo lavoro su questa donna, sul corpo femminile, cercherò, prima che il colore si asciughi, perché vedo che, di poter riprendere le sue impronte e riportarle su quel muro lì giù che vedete. Perché io so, laggiù in fondo, perché mi la sono mia tecnica... documentato. Vedi, Funny Moon, queste sono due o tre cosine. Sembra un po' un negativo alla fine. Il colore sparso sul corpo della donna, e prima che si asciughi viene impresso sulla tela direttamente, lasciando questa testimonianza, diciamo la testimonianza. Ho fatto una gaffa, Funny Moon, perdonatemi. No, ma non quella, ancora prima ne ho fatta una. Nel senso che non l'ha anche presentata la te, cioè la donnina. Perdona, gatto! Miau. Come ti chiami? Flavia. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Quasi quasi mi viene la commozione con la gocciolina all'occhio, mi levo anche l'occhiale, perché Davide, innanzitutto, complimenti. Grazie, grazie mille. Ti ho visto, sicuramente le immagini parlano molto più chiaro di me. Voglio dire, allora, due o tre cose. Come nasci? Io vengo dal motocross. Anni indietro, nel 2000, abbiamo cominciato a fare freestyle con moto d'acqua. Piano piano una passione è diventato alla fine un lavoro, perché abbiamo esibizione, ecco, appunto come questa che stiamo facendo qui al Lido Moai, e ci chiamano per fare serate, quasi anche discoteca, basta che, basta che uno spazio di acqua con una piscina e noi facciamo delle esibizioni in piscina. Ma questa cosa non la sapevo proprio. Durante uno spettacolo, ci bastano 25 metri quadrati e lo show in acqua è garantito. Ci bastano 25 metri quadrati, insomma è grosso come casa mia. Di acqua. Di acqua. Come ti sei avvicinata alla moto d'acqua? Perché insomma non è che uno dice faccio il motocross e poi passo alla moto d'acqua. No, c'era un mio amico che aveva una moto d'acqua qui proprio nel nostro Lido, Passo Scuro. Vieni a provare la moto, un giorno sono andato, il primo giorno non ci ho capito assolutamente niente. Poi piano piano, trovando il mare sempre con condizioni più ottimali, sono riuscito a salirci sopra, a cominciare a divertirmi, me la sono comprata.
Poi piano piano è subentrato l'ambito delle gare, cioè tutto ciò che è professionismo. Per chiunque voglia prendere informazioni, perché poi tu fai parte di un team. Esatto, noi abbiamo, come può contattarti? Io e mio fratello abbiamo creato un team che è la Jet Revolution, come potete vedere il sito anche sul gazebo, e lì c'è email, qualsiasi cosa per contattarci. Funny Moon, capisci? Ha capisciuto, è un campione. Danzare, librare nell'are come delle libellule. No, se ridi, però poi sembra che dico le cacchiate. Va bene, io adesso ve le voglio presentare perché sono le danzatrici ufficiali del ventre, giusto? Sì. Nome? Tahira. Sueila, no Suelle, come ho detto prima io. Esatto. Vabbè, ma voglio dire, però questi sono i nomi artistici, poi diciamo i nomi. Elisa. Monica. Allora, qui intanto c'è la manager. Questo è un programma serio di una nostra manager che si chiama? Sara. Svaronta? Non ho altri nomi io. Però cosa malva pure, no? Sì, infatti. La danza del ventre, come è nata questa passione? Allora, la mia è nata tanti anni fa e sono stata in Grecia, a Rodi, e ho visto una danzatrice esibirsi dentro un locale, il Taj Mahal. E da lì ho sentito come un richiamo ancestrale proprio verso questa danza, che è nato proprio da dentro, e ho deciso di iniziare a studiare. No, sul richiamo ancestrale mi ha messo a paura, quindi passo proprio dalla formazione quella cazzeggia alla formazione seria. Tu invece la passione da qua, ci ho paura a domandartelo, no, come ti è venuto? Io per gioco ho partecipato a un corso estivo intensivo 3 anni fa e da lì poi ho iniziato questa passione. Adesso in chiusura, sì. Madame Gelle, se me lo permettete, sì. Mi fate un pezzettino di danza del ventre? Vabbè, guarda, faccio uno scimi, si chiama così, è un passo. Dai, io poi domando sempre a lei, capito? Venga qua, manager, venga qua. Però ci vuole la pancia scoperta. E andiamo! E io per quello! Diciamo che questa qui che cos'è? Ma io non li conosco. È il gatto, dicono che è il gatto. È il gatto. Miau, infatti il gatto io. Mi un po' il gatto. Sì, infatti. Quando c'ha fame. Questo invece è? Il cammello. Che è simile al gatto. No, c'ha la gobba questa qua, vedi? È vero. Manager, lei non è molto avvezza, eh? E quello ci scimmi. Cosa è la scimmia più che scimmi? Che bello, momenti televisivi altissimi. Sì. Grazie alle nostre artiste, ma soprattutto io so una cosa, che te sei single. Certo. Ma come mai sta cosa che l'amore non ti avviene? Sì, ma lo dobbiamo dire a tutti sta diciamo cosa. Diciamo questa cosa, cerchi un uomo, come lo vuoi? No, io non lo cerco, sinceramente non, e se me trovo? Non lo cerco più, assolutamente. Vabbè, passa all'altra sponda, mi dispiace. Esatto. No! Bene, basta, grazie Ella e grazie a Carlo. Ciao, continuiamo. L'abbiamo menzionati più e più volte ed eccoli qui, fatelo un applauso, G-Team, vai così, bravi. Adesso ho scoperto dove sta il punto G, sta qui, sul nel mare. Nel cuore. Io voglio presentarli uno cada uno, partiamo da destra e finiamo a manca. Ciao, sono Pietro, vive il windsurf, il kite e tutti gli sport di vela. Poi voglio vedere quando arriviamo là che dicono poi, sono finite tutte. Sono Armando, l'istruttore di kite, siamo qui, vi aspettiamo. Giampiero, istruttore windsurf. Swash. Fabrizio, istruttore windsurf. Francesco, istruttore vela e catamarano, venite così surfiamo tutti insieme. Cos'è G-Team? Che cos'è G-Team? G-Team è una realtà nata appunto quest'anno che abbraccia diciamo tutti gli sport più estremi e tutti gli sport acquatici più estremi. Cioè noi vogliamo appunto creare su questa zona un punto di ritrovo per tutte quelle persone che vogliono, cioè che amano il mare e che amano gli sport appunto come il kite, il windsurf e la vela. Ma per chi come me che è abbastanza un po'.
inchiodato come Pinocchio, e soprattutto c'è una certa età, io poi c'ho un po' di caghetta per far stare, vedo voi saltate, fate con sti cosi. Guarda. Come bisogna fare per avvicinarsi? Sì. Sono sport molto tecnici, per questo hanno bisogno di una base di insegnamento buona, avere degli ottimi insegnanti. Noi siamo appunto tutti, siamo questi, siamo gli altri insegnanti, istruttori qualificati per tutte le discipline, per cui ecco, passo passo c'è l'evoluzione. Poi andrete in acqua e farete i salti di Armando piuttosto che i bordi di Francesco e le flaghe di Fabrizio. C'è le flaghe, non mi hai detto niente. Perché le vuoi? Abbiamo parlato delle Vulcan di Giampiero. Scusate, perché voi parlate tutti i termini yes gap, sì, ma io termini tecnici. Che significa Vulcan? La Vulcan praticamente è una manovra in cui implanata con il windsurf si salta, si fa girare la tavola, si gira, praticamente si slascia al contrario e poi si fa la rotazione della vela e si riparte nelle nuove mura. Vabbè, bastava sembra, dire che si slascia sembra, la vela, esatto, no? Insomma, sembra molto difficile, ma poi in realtà, insomma, con un po' di pratica si riesce a fare anche questo. Va bene, quindi la scuola, la famosa squadra G 2, 4, 5, 5 eroi, cartone animato, cartone animato. Tantissimi. Speriamo che a fine stagione. Prego, vedo che sei propin qua. Arrivederci, se ne va così. Sei un grande, Giampiero. Dagli un bacio, che carina sta cosa. Per numero dato Gesù. Troppo forte. Vabbè, resta qua con noi. Un amico più. Non andare via, sei entrato, ormai stai qui. Lui farà parte del mondo G-Team. Le informazioni future quali sono? Che fate? Va proprio in qua mentre registriamo. Un secondo, vieni qua, Giampiero. Rimani qua. Con noi. Niente, scappa via, vieni qua. Ciao, bello. Ma questo amore? No, perché siamo amici amore, da tanto. Partono tutti siamo... così poi. Lasciano moglie, figli. Amici di pista. Ma detto così, va bene. Torniamo a noi. Allora, se gli amici da casa vogliono contattare G-Team per prendere informazioni e dire che bello, come si fa? Semplicissimo, noi abbiamo i nostri numeri esposti qui nella, no, ma diciamo nella nostra... perché c'è la grafica, Fabrindo, vai, dillo. C'è la grafica tranquillamente e poi logicamente ci sono i nostri numeri che sono quello di Giampiero. Diamolo. 347 78 53 859, invece Fabrizio 335 57 800. C'è un sito internet? A Passo Scuro c'è solo un G-Team, quindi è semplice. Basta venire a Passo Scuro e dite dove sta il punto G-Team? Sta qua, vedi il Moai sulla spiaggia. Funny Moon è tutto, al prossimo servizio dal G-Team. Funny Moon, capisci? Hanno capisciuto!